Valterio, ricette fatte per maniera. Piano un po' del bego, gli levi l'affumicato, lo fai striscioli, lo tagli così, vedi come lo taglio io, tagli così. Nel frattempo ha preso lo spicchi d'aglio, ha schiacciato, guarda, ha schiacciato, stanno a frisci, metti il bego, poi sta a finire il pomodoro, schiaccia la mia mano così, Fantastico. metti un po' di sale, senti un po' il peperoncino quanto ne metti, però più i peperoncini quelli piccoli, quelli rossi, sai, ecco. Una sgocciata di vino, proprio una sgocciata di vino, perché adesso è tutto mio, lo bevo io, perciò non ce la posso mettere tanto. Benissimo. Ecco qua adesso, vedi, io cucino un pochettino, guarda come bolle, sta bollì, abbassa un po' il bollore, lascio ancora 5 minuti. E ammazza quanto è buono. Ma è finita la storia. Tu ci avete messo un quarto d'ora, 20 minuti, ma che vi è costato? Fantastico. Senti, alla prossima puntata verrò a casa tua e mi farai vedere come mi prepari. Ma come no? Ti faccio vedere, anzi, se bevo pure un bicchiere di vino assieme. Fantastico, benissimo. E poi tante cose, poi ogni altro si può fare, mangiare un po' meglio, meglio, peggio, quello che sia, però l'importante è di non spendere tanti soldi, di fare un buon mangiare, dove i bambini, tuo marito, tua moglie, chi sia, diranno, oh, ammazza quanto sei diventato bravo. Esatto. C'è una media di diciamo 8.000 persone al giorno, se contiamo tra tutti i ristoranti, 8.000 persone al giorno, di cui magari qualcuno mi avrà mandato pure a fanculo, ma che cazzo la mangiamo a dato questo, però il 90% sono tutti felici. Beh, se però, sono le 80.000 significa che cucini bene, no? Speriamo che non fate parte del 10% che mi ha mandato a fanculo, eh? Cioè, se voi seguite i miei consigli, che poi se seguite bene, se ne volete fare. Fantastico. L'importante è che io lo faccio da mangiare io, a me piace. La cucina di Walter. La cucina di Walter, no, questa è la cucina di casa mia, non è di Walter. Benissimo. Ma qual era il tuo soprannome nell'ambito? Valterius. Perché questo? Valterius perché sei un po' latino, un po' fanatico, io ho detto di Walter ce ne stanno tanti, dice Valterius non ce ne stanno tanti, io ho detto di. Allora, vi aspettiamo alla prossima puntata con Valterius, la cucina di Tenerife. Sempre se vi interessa, di nuovo. Va bene, sempre oggi questa è la nostra prima demo per iniziare questa avventura. Aspetta un attimo, te lo hai in mano, aspetta. Oh, ce l'hai tutto, vedi c'è un pezzo di limone così, fai un po' così. Prima, penne rigate alla fantasia vegetale, azione! Ci siamo? Dai, allora, vieni qua. Oh, Walter, ma che mi ha portato qui? Aspetta, non vedi la roba che c'è stata. Aspetta, ora oh, spiego. Non spiego, pago. Aspetta, esci a sedere prima. Come si vede? Oh, sta a bere? Vabbè, ma ci dobbiamo cucinare, tu stai a bere. È buono, devo sentire se è buono o no. Ah, allora, va bene. Ok. Queste sono le penne, no? Penne rigate. So io, però può via qualsiasi tipo di pasta. Sì. Ho fatto le occhiette, non ci vedo niente. Va bene. Poi c'è una cipolla. Una cipolla. Cipolla. Un peperone rosso. Un peperone rosso. Una zucchina. Una zucchina. E una mela verde. Come una mela? Come ce l'avrei potuto essere questa etichetta? C'è etichetta, vedi? Io. Vabbè, vuol dire che è fresca. No. Bene. Allora. Bene. Il caso è questo. La padella come sempre. A padella, ci metti un po' d'olio di semi, d'oliva, come ti pare a te? Mezza cipolla, a parfettine, fina fina, a mela pure, gli levi addosso, ma lasci a goccia, gli lasci a goccia, capito? E la fai pure con la cipolla, fina fina fina. Poi a zucchina ce la puoi mettere tutta, a mela ce la metti tutta, a cipolla mezza, e il peperone ce la metti mezzo peperone, gli levi semi dentro, capito come, no? Fai tutto un pezzo. Tutto a fettine fine fettine, tutto qua, e poi per il soffitto un padello. Hai fatto il soffitto, hai cose di penne, e vabbè, una volta che l'hai fatto, metti dentro. Ah, ti scorda, un goccetto di vino, capito? Dentro la... Ma te lo bevi? Dentro al soffitto, dentro al soffitto ci metti un po' di coso, come si chiama? Di vino. Vino. Oh, poi metti il sale sempre a piacere. E poi stai a fumare, perché posso fumare? A casa tua? Faccio un cazzo, guarda che fa. Ah, va bene, va bene, va bene. Oh,
faccio il tutto, e guarda, penso qui, ha messo la pasta, ha immucinato bene. Quando cucini proprio un po' così, lo sai, no? A destra e a sinistra. Sì, quello che fa... Sì, fa un po' vanitoso. Una volta che hai messo dentro il piatto, c'è un po' del veleno sopra, ce lo metti. Quello poi a gusto, se ti piace o non ti piace, ce lo metti. Magari con un po' di prezzemolo sopra, il prezzemolo, così, va, finita la storia, poi ti dicevo che mangiamo. Però dopo adesso che faccio? Scusa, io ho questo qua, ma è crudo. Ma lo cucini, spero. È chiaro, adesso era solamente per spiegare i nostri amici. Ecco, no, non l'avevo capito. Io adesso questo faccio per due persone. Ah, perfetto. Poi dopo fa per quattro, fa per quattro. È chiaro, moltiplichi, hai capito? Perfetto. Perché la zucchina ne per due. Allora dopo ci fai vedere come... Adesso. Quanto ci metti più o meno? 20 minuti del tempo che ci vediamo. Benissimo, ci vediamo dopo la pubblicità. Sì. Ciao, ciao. Bene, Walter sta tagliando le verdure. Il nostro Valterio sta creando la sua composizione. Ecco la zucchina tagliata a filetti. Che spettacolo! Ah, oh, senti aiuto che ti dai voi, eh? Non ho capito! Non capisco un cazzo. Bello, veramente, sembra facile muovere la padella, io sono capace. Se ti dispiace che fumo, sono cose vostre. Va bene, questo lo sappiamo, Valterius ha un sigillo speciale, eccolo. Vai. Ma come, lo bevi? Ah, ma allora è vizio. Ah, bene, ora questo è il vino. Dovrei lavorare, no? Ah, perfetto. Oh, tu sai che casinista non fa niente. Casinista? Ma nemmeno sentivo... Ah, sì, solo quella destra. Solo quella destra. E ti viene pure bene. Al massimo c'è fumo, casinista. Ah, ecco. Che fumo quasi, eh? Bene. Mi dai la turbina? Eh? La turbina? Zoom, zoom. Vedere, ecco, sì. Oh. Puoi lasciarla pure così, poi ti faccio vedere un altro sistema. Ecco, la metti qua. Aspetta che non casca per terra, che a casa sta un po' meglio, più ordinato, no? Certo. No? Che figo, certo. Ah. Basta, va, bello. Allora guarda, ti rifaccio io. Lo rimetto un po' bene. Così. Un po' grosso mano, così, capito come, no? Bello. Questo è così. Ecco la pasta. La pasta che torna. È cotta. Un cicchino qui. Adesso, di pasta pulita. Ecco, un po' di vino. Quello famoso. Quello famoso. Un po' più di sale, eh? Un po' più di sale. Vai. Pronti? Oh, dai, ci sei? Sì. Ecco per qua. Guarda un po', c'è qualcuno fuori che te sta cercando. Guarda un po' chi è? No, grazie. Hola. Vale? Va. Sì. Ci siamo? Aspetta un attimo. Hola. You just do your work. Just moment. Two moments. Ok, two moments. Ok, sta andato. Ci siamo? Sì. Ecco, va. Avvicina, sennò che se non vedi niente. Sorry, Aspetta, mi avvicino io se vuoi, però dire.
Ecco qua, va. Ecco, facci vedere. E il piatto è fatto? Lo vedi, no? Aspetta, ecco. Che non lo vedo. Eccolo adesso. Qua, perfetto. Ci sei? Sì, sì, vai. Vai. Ok, allora, ora assaggiamo. Sì, assaggi vedere perché io... Non mi dico, sai, no? Sì. Vediamo un attimo. Allora, penne al... Abbiamo potuto, però non un po' tutte, come si chiama? Buono. Allora che c'è? Mi sta per culo? Ma che ti sta per culo? Bella, saporita, come mi piace a me, sai? Ma adesso c'è per me? Però non ti dico. Aperto già. Ma tu tieni solamente il vino per te? Beh, oh, ma tu sei bevuto tutto il vino? Il vino è mio, lì se ne scude, eh? Ok. Oh, good morning! Che ti piace? E stiamo a creare un nuovo cusinero. Italiano. Italiano. Parlantà. Lui, io no. Bene. Io romano. Benissimo. Io mi prendo una coppa e assaggio un pochino di vino. Ok. Fantastico. Ah, Maria. Va. Fammi assaggiare? Sì, vediamo. Grande? Valterius? Buono. Senti un po' come buono col peperone. Fantastico. Poi ci può mettere pecorino, parmigiano, che vedo che te lo dico? Quello sempre a gusto. Pure il parmigiano ci va bene. Ci siamo, dai va. A prossimo. Alla prossima puntata. Ciao. Magari c'è lui. Ma ombre! Come? Come si fanno i spaghetti aglio e olio? Aglio e olio. Guarda che è più difficile che si può fare. Perché? Come? Aglio e olio e peperoncino è più difficile. Tu sai quello si usa dopo che si dà cinema, al teatro. No, il dopo teatro, certo. Oppure se a casa con amici, se davo un spaghettino aglio e olio. Però tanti non lo sanno come si fanno, lo sai, no? Perché l'olio, cioè l'aglio deve essere abbrustolito al punto giusto. Però deve essere anche croccante, non muscio come sei, no? Oh, e per cucinare servono i piccoletti, sì. Servono i piccoli per cucinare così, ma li spicciolano un pochettino, sì, perché sono lasci intero, poi domani sono chiesti due, eh? Non senti quello lì, perché l'aglio lo sento, sì, però sai, che rimane intero. No, sì, bisogna aprire, no. Poi quando l'olio è bollente, che i paletti già batti, no? Poi è bollente, l'aglio ha preso il colore giusto, ma non i paletti d'aglio, metti che due spicchi d'aglio, meglio schiacciare. No, a me non mi piace. E butti la spruzzatina di vino, sai, tu dici che fa shhh, e quella abbrustolisce l'aglio, che ha più spaghetti, ma gli sbatte a destra e a sinistra. Come te fai? No, e poi il prezzemolo, e prezzemolo, piega i codici, che è prezzemolo, fai così, perché i codici, non te se ne mai assossato, niente. Grazie. Sì, ma hanno portato, volevo vedere insieme a te che cosa... Che spettacolo, mo oggi... Guarda, te lo faccio vedere. Fammelo vedere un po'. Fai la cosa. Ma che è? Ci pensavo, te lo dico dopo. Ah, vuoi venire a sentire? Assaggia, va. Ma perché te stai a portare? Sì, stanno... Là. Fantastico. Allora, guarda un po' che è questo. Che cazzo è tu? Allora questo è tu spaghettini, una cipolla, hai capito? Una cipolla, fai, mamma mia che buona, fai la cipolla, la giri, la mucini, sai, la metti in padella con l'olio di semi, olio di semi. Ah sì. Poi prendi, come si chiama? Due fettine del becco, chiamano il becco affumicato, poi per le vai il sopra affumicato, lo metti un po' in acqua calda, sai, in acqua calda, io avrei il sopra affumicato, lo fai a parte, giri, mucini. Se butti nuovo così, no per parità, se butti nuovo dentro, tanto per fare un po' di colore, e poi ci metti
e vedo il tuo fritto. E poi dire, magna, Sergio. Vai, eccolo Flora. Poi me la fate provare pure a me, eh? Ma pure io, perché non so mica come è venuto. Allora, aspettate adesso. Com'è? Se magna. Che spettacolo. Se magna. È buona. Mamma mia. Cazzo. Benissimo. Scusami, me la può tenere la telecamera? Grazie. Assenti pure il tocco del pepe. Anche io adesso provo. A non parlare solo che ha progetto. Va bene, magna. Prima voglio sentire questo. Magna, magna. Croccante come mi dicevi. La batteria chiama. Ma come si fa questa croccantezza? Io che non sono capace a cucinare. È meglio che impari, io la resta a me. Che stai io te lo faccio. Tu fare a mangiare, magna. Buono. Come si chiama? E cipolle. A cipollata, che l'acqua di fare. La pasta di Walter, dai. Fantastico. Piacere. Capito come? È cosa fai? Un incanto. Costa, veramente costa 4 soldi. Per 4 persone un euro e mezzo compresi il pacchetto. Eh sì. Capito? Per 4 persone. Benissimo. Valterius, fammi dare anche questi consigli per risparmiare sulla cucina. No, ma proprio mangia bene. Oh, tempi e non fate male. Ma ti ricordi una volta pasta e patate? Sì. Pasta e patate che costava niente, pasta che si cucinava, si mangiava e poi il primo avanzo, o no? Capito che era un piatto povero? No, poverissimo. No, però la cipolla. A quelle cose, se avete trovato ci mette un po' di zucchero, non ti preoccupare. Ma sul serio? La cipolla del Roberto? No, questa me la devi raccontare. La cipolla del Roberto è dolce. Ok. Questa è la cipolla normale, ci metti un po' di zucchero e diventa dolce, no? Che geniale, già. Ma che geniale, Il nostro Valterio è un cuciniero geniale. Oh. Olio di semi, lascia stare l'olio d'oliva, e cosa tanto ci... Non si sente. Olio di semi. Buono. Valterio, ricette fatte per magnano. Oh, sei io! Cazzo! Don Francesco! Chi è? Dacci io sto computer. Oh cazzo, ma sai che cosa? Ma sai che Francesco, prova a vedere. Ma che fai tu? Ma ti ricordi? C'eravamo appuntamento. Ti chiami Francesco, no? È certo che mi chiamo Francesco. Quello mi ricordo, che dobbiamo fare oggi? E mi dovevi preparare qualcosa da mangiare. Ma non lo posso ascoltare. Facciamo una trasmissione, andavamo. Ma ti sei portato pure il cane? Ma questo è tuo, le cane? Mio? Ma ho lasciato nero e quello bianco. Mannaggia, la cookie. Bello. Senti, ma qualcosa rimediamo? Perlomeno se vive. Hai da bene. A bene. Andiamo, cookie. Vamos. Lo stai appoggiando a bere, Walter. A vedi come ti trovasti bene qua. Ma allora è un vizio. Che spettacolo. Ma ci avevo tutto. Allora diceva, io mi stavo a far bagno, no? Ci avevo tutto. Guarda, l'acqua è ghiacciata. Aia. Oh, adesso fanno un gettone. Fantastico. Fai zoom pure, no? Ghiaccio ecologico. Fantastico. Ecologico, sai che significa? Ghiaccio normale. Allora, tanto lo so in vetta, un pochino. Ecco un po' pure a te. Basta. Senti un attimo, non ti eri proprio scordato per questo pranzo? Ma poi che mi vuoi fare? Adesso dobbiamo lasciare un po' di Merluccio. C'è tutto. Ma come c'è tutto? Poi il foie di papero, lo vuoi? La monna mi ha preso il frigorifero quello che c'è. Alla salute. A Cupi, te niente. Bello Cupi. Ah, non vedere che c'è? Tutto, tutto. Ma come tutto? Usata. Ma c'è niente? Ma come c'è? Usata.
C'è un sacco di roba. Però è sparito tutto. Però con quello che ti preoccupa qualcosa nel nazionale. Valterius. Di tutto, ma di più. E poi volo. Oh, però aspetta, c'è una bottiglia di vino. Wow. Questa serve. Senti qua, bella fredda. Bella, bella. Poi? La carota. Un po' di sello. Serve. Un po' di aglio. Un po' di aglio. Ma l'aglio ce l'ho pure parecchio. Ti piace l'aglio? Ammazza, va bene. No, non esagerare. Poi qui. Che niente. Ma che c'ho il tuo ricchetto? Poi qui se vogliamo fare alla grande, però non vorrei che la gente dice qui o che? Che è? Champagne. Come champagne? Champagne. Vabbè. Non vorrei che se dico sei due uomini che sono champagne insieme. Vabbè, capisci? Sì. No? Io sono venuto più io. Io sono venuto per mangiare. Fammi vedere. Mi stai... Tu ogni volta mi stupisci. Guarda che c'avevo. Valterio, ricette fatte per magnano. Valterio, ricette fatte per magnano. Mi sono seduto. E grazie, Quando scrivi. Io sono pronto. E io me la vado a mano. Sì. Oh, bisogna lavarsi le mani. Sì. E soprattutto non si fuma, eh? Soprattutto. Grazie. Bene. Grande, grande. Che bella cucina che c'hai. Sì. Beh, prima o poi ci siamo riusciti, senza avvenire. Pure se ti sei dimenticato di me. Ma sai che io c'ho un sacco di cose. Non so che c'è un sacco di cose. Allora, senti un po'. Io voglio imparare a cucinare. Vabbè, io te faccio. Tu vieni a me. Ti faccio. Passa e faccio qui. Sì. Oh, allora ti faccio vedere. Qui un po' sello. Facciamo mezzo cipolla, mezzo. Questo è lardo, questo è importante, questo è lardo. Che tipo di lardo è? È lardo. Ah, lardo. No, questo di colonnata, questo di fossa, tutte cazzate. Questo è lardo. Lardo, l'antica, sai, no? Quella è una carota. Perché è lardo, è questo di colonnata, questo di, come si chiama, de fosse. De fosse. Perché non li scornevano, dentro le fosse non li scornevano, ci erano i bardi, lo rubavano, allora questa è la squadra. Questa è la ruota, Per senti così più. Allora, grazie, come si chiama questo? Questo è lardo. Lardo. Questo è olio d'oliva vergine. Extravergine. Non ce l'è tanto, ce l'è poco. E metti? Ho metto tutto perché c'è solo poco. Vabbè, saranno 100... No, ma è un pochettino. Vabbè. Questa la posso pure buttare. Okay. Adesso dobbiamo fare qualcosa perché sennò mi cazzo tutto. Ah, mi sono preso l'aglio, guarda. Ah, l'aglio. Tre spicchi d'aglio, vedi, no? Sì. E schiacci così. Ah, si schiacciano. E schiacci così, basta schiacciare. Bello. Che vedo, no? Qua butti tutto qui dentro. L'olio si sta a scaldare, Vedi, si sta a scaldare. Bene. Questo butti qui dentro, così. Ma che abbia l'altro, qui là. Non intendo. No, butti tutto. Tutto intero. Tutto intero. Dove questa è la pasta. Ci ho sempre un problema con la pasta, credo. No? Ah, da prima? Sì, la così, da avanza. Da avanza? Già butto dentro, vedi? E c'è butto. Cruda, Cruda! Ma non ce posso credere, cruda! Aspetta, me lo scrivo, passa cruda. Cruda. Poi, una forchettina, o lo stecchino, perché la asciughetta, vedi? La asciughetta. Vedi, ecco la giustizia. Non ce la mette nessuna l'asciuga, Ci prego. Sulla pasta e fagiolo. Questi sono quei fagioli, quelli originari, che tu hai messo a mollo 12 ore, no? Sì. Li compri al supermercato, costano un cazzo. Valterio, ricette fatte per magnano. Valterio, ricette fatte per magnano.
so nel frattempo che fai? Ti lasci un pochettino qui, vedi? Sì? Ti lasci un pochettino qui, spesso? Ti piace un pochettino, no? Vedi, no? Sì, sì. A occhio così più o meno un po', vero? Che mi spiace? Mi spiace perché se per caso la zuppa fosse un po' troppo. Sì, ha messo gintone che non lo vedo. Ho messo il pomodoro Orlando, Orlando, mi raccomando! Ah sì, Orlando! Ma parte, ma stai facendo la pubblicità? Ah, oh, visto mai che se buscasse qualche sordo, non si sa mai. Ah beh, prima o poi. Orlando, Orlando, pomodori Orlando. Orlando. Bene, vedi, tu ami, lo vedi è come una passata, io te lo dico, no? Ah, è una passata. Senti, pochettino. Senti così. Bello. Come sono? Vieni questi qua. Che sono? Vedi un scimmio di piccolini. Piccoli piccoli, guardi, no? Oh. Occhio, Gli spicci delle mani, vedi? Ah, sono belli secchi, asciutti. Sì, chiaro, no? E poi? E poi? E poi ti scegli. Del pepe nero in grani. Il pepe nero in grani. Comunque c'è il mio pezzo di aria, io ce l'ho messo, io che sto, che fai, fai un po' così? Vabbè, che è questo? Ah, ecco, ah, tu dici perché... Adesso no, io che c'ho una bottiglia, scusa, c'è il vino lì dentro. Mi fai più la vita? Hai trovato? Forse. Bene. Questo è il vino per fare la mania. Questo lo bevo pure, no? Senti. Ah sì, mancanza di cose. No, sai, c'è le cose raffinate, quelle cose che criccano. Ah, guarda qua, vedi? Oh, è bello lo spettacolare. Oh, vedi? Ecco, a chi ha tutto le fine. Fai così. Ammazza il buono. Io credo che ho sempre bisogno di me perché una merata, ma non è che biologica. Tutti d'accordo biologica. Ecco qua. Ci ho messo tutto. Questo adesso è brutto. Io considero un quarto d'ora, 20 minuti del tempo che cose con le gambe, che cose aperte. Senti un po' se questo, ti dà giusto. Ragazzi, giusto, vengo. Questo ci stava a cucinare. Che stava a cucinare? Ma sono vero pure chi erano? Meno male. Alla salute. Valterius, cucina per magnà. 20 minuti, è il tempo di cambiare. Mo' la sigaretta io la faccio fumare. No, che se me lascia stare, ma io fumo dopo. Ma andavo un attimo in piscina. No, aspetta. Vedi, faccio rimessi. Mi sento dopo. Li accendiamo, vedi. Allora lo faccio così, vado a me. Faccio così. E faccio così. Faccio due. Ma certo, si sta fuori. E faccio un altro. Siamo quasi. Ma il pezzo di lardo, che bello. Fantastico. Allora, va, dai che ci vuole. Adesso mi tengo. Dai questo. Ma questo non è elettronico, questo è normale. Ma vedo che c'è dei belli potenti. Eleganza, very elegante. Lardo. Avete visto il lardo? A parte da stare giusto è pure buono, no? Eh sì. Così. C'è presente che adesso lo mettiamo in padella. E lo famo, diciamo, tostare, lo da tutte le grasse eccetera. Una cosa croccante che ho assaggiato, sì, un altro piatto che hai fatto, era... Chi se lo ricorda? La cipolla, per caso, gli spaghetti con la cipolla. Esatto, quello là. Boh. Allora, questa aglio in camicia con lardo... Con lardo, quello che ho preso, no? Sì. Lardo, vedi? Ah, vedi come se... ci mette la bruschetta, che sta... Ma mangia a parte, che è questo così? Questo è come ho detto, il lardo. Lardo. Come si chiama? L'aglio in camicia, no? Perfetto. Vedo che
c'avevi quattro cose dentro il frigorifero, sei riuscito a fare... Ci può mettermi un po' di pane, dai. Ah, un po' di pane? Se c'è pane, no, mangia a parte. Proviamo. No, 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 proviamo. Perché quando ero piccoletto ci si metteva il pane dentro... Per pizzare la panza? Per impezzare la panza, sul serio. Il pane vecchio, no? Pane qualche giorno. E per letto, si buttava niente, no? Si buttava proprio niente. Vamos. Alla salute? No, ma a mangiare che salute. Valterio, ricette fatte per mangiare. Valterio, ricette fatte per mangiare.